Bene, io sono un manager e quindi qualche volta mi fate volare alto, 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 io mi giro e non prendo niente. E invece sono abituato che se non prendo niente significa che sono andato in un posto sbagliato. Allora io credo che se domandiamo, io sarò anziano, ma credo anche a qualche giovane quarantenne, che qual è l'esempio eclatante di servizio pubblico, sicuramente risponderanno: non è mai troppo tardi. Allora, c'è una grossissima porzione del paese che è analfabeta, e che è analfabeta non perché non sa leggere o scrivere, è analfabeta perché non sa usare gli strumenti digitali e ci si perde. Io credo che la vera missione del servizio pubblico adesso sarebbe quella di educare il paese ad utilizzare gli strumenti digitali e a farli percorrere una strada virtuosa sulla banda larga, che sarà il mezzo con cui la digitalizzazione avverrà nel nostro paese. Quindi per me il servizio pubblico non è perché si trasmette un bello sceneggiato, una bella fiction, un bel film in cui non si dicono le parolacce, in cui non si parlano di mafia, vi dicendo. È insegnare al paese a utilizzare gli strumenti digitali. E questo non può altro essere che uno strumento pubblico, perché nessun imprenditore privato si mette a fare questo discorso. Perché se lo fa a pagamento. E se lo fa a pagamento, taglia fuori, per effetto della situazione economica, la parte della popolazione che proprio non conosce gli strumenti digitali. Altra considerazione: il problema della RAI è un problema grosso, e quando i manager si trovano di fronte a un problema grosso, la prima semplificazione è cercare di spezzettarlo in modo di risolverlo il pezzetto per pezzetto. Allora, la RAI fa in questo momento tre cose tutte completamente diverse tra loro. Fa il servizio pubblico tradizionale, quindi le buone trasmissioni. Sicuramente le trasmissioni che fa la RAI di servizio pubblico non valgono forse un centesimo dei soldi che prende la RAI per fare il servizio pubblico. Quindi sono risorse che sono spese e spese malissimo dallo Stato. Secondo, fa la gestione delle strutture tecnologiche obsolete, come sono le torri televisive, perché adesso una torre televisiva è obsoleta, non ci si fa niente, ci si trasmette nell'aria il segnale, ma abbiamo detto che nel futuro il segnale televisivo non servirà più a niente, perché con la convergenza che c'è e con la multimedialità, ormai si usano gli smartphone, i tablet, la televisione, il computer, via dicendo. La gente è abituata, quella evoluta, io non sono evoluto, a gestirle coerentemente tutte insieme. E quindi si occupa di Rai Way. Per me Rai Way è come avere, sto dicendo una bestialità, un televisore a bianco e nero ancora a casa e dice: ma adesso la quota in borsa. Poi nemmeno lo quota tutto, ma lo quota il 45%. In più, gestito dall'attuale struttura della RAI, chi è quel fregnone che spende dei soldi e che li dà alla RAI per far gestire alla RAI i soldi suoi dall'attuale management che l'ha portata in questa situazione? Sì, sono state tutte vendute perché le banche si sono mosse. Hanno infinocchiato i clienti e hanno detto: guarda, è un affarone. E fa parte del malaffare con cui le banche affrontano. Io non ci ho manco pensato, manco lontanamente, di comprare un'azione di Rai Way. Terzo, poi fa la televisione commerciale in concorrenza con Mediaset. E in questa concorrenza perde sonoramente, salvo qualche punto di eccellenza, ma perde sonoramente.
Tant'è vero che la RAI, la pubblicità che raccoglie RAI è estremamente ridotta rispetto a quella che compra, che acquisisce Mediaset, perché la RAI è di fatto soggiogata a Mediaset, di fatto, non di diritto, di fatto. E nella vita contano i fatti, non contano i diritti e le regole, contano i fatti. Bene, io credo che servizio pubblico sia, soprattutto se dovessi dire, il compito principale è fare l'alfabetizzazione digitale del paese. Dismettere continuamente, completamente Rai Way, che basta fare un contratto con cui Rai Way, poi un'organizzazione l'ha dovuto fare, in cui Rai Way si impegna a trasmettere il servizio, il segnale televisivo. E il corpo mollaccione, flaccido, poco efficiente, poco scattante del resto della RAI commerciale, che è pieno di zavorre, di pesi e di gravami, va gestito a stralcio fino a che diventa efficiente e fino a che può essere venduto a qualcuno che vuol venire a fare la televisione seriamente in Italia. Per quanto riguarda le risorse, io credo che il servizio pubblico dovrebbe essere finanziato con il canone in una struttura snella. Io non so dire quante persone ci vanno, perché non conosco la RAI, però credo che sicuramente non tutti i dipendenti della RAI. Strutture molto snelle e molto, con molto know-how. La parola. E tutto il resto rimane in sto corpaccione molle che non cammina, che cammina lentamente strascicando i piedi e che va in qualche modo razionalizzato. Allora, come manager questo io farei, ma per fortuna nessuno sta pensando di nominarmi in quel posto. Anche perché sono vecchietto, poco obbediente, poco paziente, quindi non sono adatto a fare questi mestieri. Però quando e se qualcuno mi dicesse che cosa deve fare un manager per risistemare la RAI, è questo. Tre missioni completamente diverse, il servizio pubblico caratterizzata da una governance poi duale, normale, un altro problema, governata pienamente dalla politica che si deve prendere quel suo ruolo, non creare l'agenda digitale che è un altro posto da un altro, da dare ad un altro trombato che sta lì e sminestra le cose in modo tale da non dare troppo fastidio. Rai Way completamente data via a un privato, perché non è una struttura che deve gestire uno Stato, e la RAI che deve essere gestita a straccio in modo da essere riorganizzata. Se volevate delle pulsioni vitali forti e delle provocazioni, credo che sono arrivati forti forti, ma siccome sono provocazioni diranno: ma quello è il solito manager che crede di saper fare tutto, quindi non è un problema. Lo gestiremo, poi sta zitto fra un po'. Infatti non ho nessuna intenzione di fare interviste sui giornali o di altro genere. Sono stato invitato qui e ritengo che come manager sono obbligato a dare il mio contributo di idee. Poi se le vogliono seguire o no, non è un fatto che mi riguarda. La RAI non è mia, o è mia per un 60 milionesimo di parte. Grazie.